Benvenuti, questo è il primo episodio, nonché il primo capitolo di questa nuova avventura su YouTube. Se non sapete che cosa facciamo e non sapete neanche perché siamo qui, vi consiglio di andare a vedere il video che abbiamo postato. Ma dato che io sono il principe degli stronzi, nonché il principe dei pigri, ve lo dico perché sospetto di avere qualche pigro tra di voi. Le faremo solamente let's play a staffetta, un termine che probabilmente mi sono inventato io una volta in bagno, ma consiste in una cosa molto semplice. Siamo in 8, il gruppo è formato da 8 persone, in realtà non so se siamo tutte persone, comunque siamo in 8, a volte diverremo di più grazie a ospiti speciali, altre volte di meno per motivi e esigenze sceniche, e ci passeremo il save game dopo un'ora di gioco ciascuno. Pertanto giocherò io, giocherò per un'ora, salverò il gioco dopo un'ora e lo passerò a quello che mi segue. Non passando solamente quindi il gioco, ma spesso e volentieri anche le numerose sfighe che ci capitano durante le partite. Abbiamo estratto casualmente l'ordine di questa staffetta per tutto Jade Empire. Vi comunico i nomi anche se alcuni di loro non vi diranno niente, ma in futuro sicuramente li conoscerete. Iniziamo da me, sono Hall, gestisco anche un canale The Breakfast Bug insieme ad altri presenti in questo gruppo oltretutto. Mi seguirà West, che è il nostro caro Westfall Player One del canale omonimo che sicuramente conoscete. A seguire ci sarà Marth Von Loben, che fa parte di The Breakfast Bug. Poi viene Jag, che è uno dei tre gestori di A Realm Beyond. A seguire Ruttolomeo, che è un altro dei tre gestori sotto falso nome. Poi abbiamo Smois, che è il tizio barbuto della Danimarca che vedete tutte le volte sul mio canale la domenica pomeriggio durante la cimice. E in chiusura definitivo Bounty, altro membro del mio canale. Al termine del giro si ripartirà da me, quindi io mi beccherò la giocata di tutti i set che mi seguono, dato che Jade Empire sicuramente in 8 ore non lo faremo fuori. Pubblicheremo, e poi chiudo qui, un video al giorno, da lunedì al giovedì, verso il primo pomeriggio, quindi vi beccherete 2 ore di giocata alla settimana, dato che i video saranno di 30 minuti ciascuno. Abbiamo un cronometro, quindi io adesso lo faccio partire perché ora sto giocando alla risoluzione massima consentita dal mio PC, non ho idea se questo sarà un bene per il mio PC o se si fonderà del tutto, nel caso abbasserò la risoluzione per permettervi di giocare. È il primo video, quindi fatemi sapere anche se le musiche sono troppo alte e non coprono a sufficienza la mia voce, magari, perché è una cosa positiva anche non sentirmi. Partiamo. Inizia la prima mezz'ora di gioco. Essendo il primo giocatore ho un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che posso decidere quale personaggio giocare, come chiamarlo e altre cose. Lo svantaggio è che mi dovrò fare il tutorial. Quindi, il gioco ci permette di essere un personaggio veloce, un personaggio forte, un altro veloce, scosciata, scostumata, un mago, un equilibrato, un magico, quindi abbiamo un mago, equilibrato e veloce, maschio e femmina. Direi che possiamo passare su personaggi veloci così ci divertiremo durante la giocata. Io purtroppo giocherò con la tastiera, quindi mi incapretterò spesso e volentieri, prima o poi riuscirò a configurare il pad, probabilmente nel prossimo giro. Quindi direi di andare su Genzi la Splendida, che spero di poter anche rinominare. Un personaggio veloce potrebbe non essere il più forte, ma è in grado di mantenere la concentrazione in battaglia più a lungo degli altri, schivando facilmente i colpi e contrattaccando con una rapidità sorprendente. Mille tagli, stile marziale, questo stile può terminare una combo armonica. Al cazzo, io non so cosa vuol dire, neanche voi probabilmente, lo scopriremo insieme. È un nome appropriato, nonostante si tratti di una tecnica che non prevede l'uso di una spada, un maestro di questo stile si affida a numerosi colpi leggeri di rapida successione, piuttosto che a singoli colpi e calci potenti, quindi è Okuto no Ken. La maggior parte degli avversari si arrende di fronte a un attacco simile, vista l'impossibilità di contrattaccare in modo abbastanza veloce da trovare un'apertura per i propri colpi. Piace. Onda divina, stile supporto, infligge danni diretti in modalità colpo ki. L'attacco potenziato di questo stile può iniziare una combo armonica, che è quella di prima, ne sappiamo ancora di meno, che produce un potenziamento a energia. I guerrieri esperti dell'ombra divina imparano tecniche in grado di rallentare
i propri nemici fino a farli strisciare. Anche se questo stile di supporto non arreca danni da solo, un maestro può manipolare il ki presente nell'area intorno ai suoi nemici, rallentandoli e rendendoli facili da battere. Con un'abile applicazione di onda divina, anche il più veloce degli avversari può essere costretto a muoversi come una tartaruga. Ci piace, va bene. E la confermiamo, allora, il nome va anche abbastanza bene. Denzi, la splendida, ci piace, ci piace. Andiamo di predefinito. Perché non saprei come chiamarla in così breve tempo, magari consigliateci i nomi per i PNG se mai sarà possibile cambiarli. Andiamo. Allora abbiamo energia 120, cioè corpo 2, ki 130, dato dallo spirito 3, concentrazione 150 perché abbiamo la mente a 5. Stile iniziale 1000 tagli, abbiamo già letto di cosa si trova, e onda divina. Perfetto, confermiamo. E si comincia qui la nostra avventura. I swear, one of these days I'll find a way around your guard. Ma direi proprio di no, dubito che avrò bisogno di essere perfetta. Tu combatti con la grazia e la mucca. Sì, ci You've piace. lost none of your acid wit, I see. Maybe you'd like to back that up. What say one more bout before Master Lee steals you away? Ti avverto che perdo raramente, amico. Sì, direi di sì. Anzi no, mostrami la tua abilità con le mani, non con le parole. Let us Così begin. proviamo i tasti. Mille tagli, 1. Premi il tasto mouse 1 per attaccare. Ok, tanti pugni veloci. Ok. Tieni premuto spazio per parare gli attacchi di base. Prova a parare alcuni attacchi di Jingwu. Perfetto. Spazio si para. Para. Vai. Bene. Che cazzo vuoi? Oh! Ah, ok, c'è la rottura della. Usa guarigione I maiuscolo. Shift. Perfetto, curato. Ben fatto. Allora, mouse 2 per gli attacchi di fondamento. Ok. Viviamo con doppia pressione dei tasti. Ben fatto. I rallenti fanno molto Tarantino. Sconfiggi. Va bene, è morto. Abbiamo riempito di noci. C'è Did you see him? Mugen lì. Hai Master Lee was watching. He may visto il not maestro lì? shoot, Ci stava but osservando. Lee Magari non takes lo pride in dimostra, ma è watching his chiaramente students orgoglioso di practice. vedere i suoi studenti allenarsi, I dice il learn nostro something tipo. every time we Ogni meet. volta che combattiamo Winning imparo the loss qualcosa di nuovo, sometimes il is che the best dimostra che a teaching. volte la sconfitta è Thank heavens the l'insegnamento mouse is migliore. working. Grazie al cielo anche le ferite servono a qualcosa. Se non lo sa lui. Allora, continuiamo sulla linea dello spocchioso, direi. Ogni ferita significa che hai fallito nel mettere in pratica gli insegnamenti del nostro maestro. Mi You do piace, mi not need to piace. be so confrontational. Oh, fa il This was piattino. merely Non c'è bisogno di practice. essere così One of the few polemica, questo times era where a solo un loss carries no allenamento, una impact. delle poche volte nelle quali una sconfitta non ha alcuna Master importanza. Lee told me to pass on that you should speak to him when you have the chance. He said you can Sottotitoli take ve your li time, leggete so voi. you Mi need not rush. sa che parlano tanto in questo. Allora, il maestro Lee mi ha detto di riferirti di andare a parlare non appena ne avrai modo. Ha aggiunto anche di non affrettarti di prendertela comoda e lo redarguisco. Perché non me l'hai detto prima? Mi He specifically told me that it was ha no rush, specificato che non so I c'era didn't think fretta, it would be perciò work. non credevo si Besides, who trattasse di could turn qualcosa down di a chance to importanza practice with you? vitale. Inoltre, chi rifiuterebbe la possibilità di You have some allenarsi time to con wander the school bla bla bla. and talk with other students. Smiling Ok, Mountain possiamo likely has some visitare la younger scuola. students available if you want to spar. I Poi shall possiamo leave you fare to degli it. scontri qui Take care, my intorno. friend. Ora devo andare, abbi cura di te, amica. Ammazzati. Capitolo 1. In questo capitolo un maestro prevede morte e dannazione. E un rivale aspira al tuo posto. Il passato ossessiona il presente. Il tuo addestramento nel paesaggio idilliaco di due fiumi è quasi giunto al termine. E il maestro Lee promette che presto ne saprai di più su come sei venuta qui e dove ti condurrà il tuo futuro.
Nel frattempo iniziano a diffondersi strane storie di fantasmi che non riescono a riposare e di oscuri assassini fuori legge. Piace. Fatto. Graficamente sembra molto bella questa versione. E sì, vediamo. Red, c'è qualcosa che vola lì, un baghettino, direi. Tab non so cosa può fare. Leggio. Buoni auspici. Capire le stelle e l'universo è un obiettivo molto importante. Esaminando l'universo possiamo interpretare e predire il futuro. Si dice che il cielo sia la dimora del grande drago e attraverso di esso possiamo vedere i risultati dei suoi interventi sul creato. Di tutti i fenomeni osservabili, tre sono gli auspici: le comete, le fiamme del cielo che attraversano il firmamento, le eclissi, durante le quali il potere divino blocca quello del sole per brevi periodi, e le stelle cadenti, che indicano la discesa di un rappresentante del Pantheon celeste sulla Terra. Va bene, Nosferatu qua. Nostradamus. Combinazioni armoniche. Ah, forse riusciamo a capire cosa sono. Allora, c'è Tienin Sage che dice delle cose che non ci interessano. Poi, le combinazioni armoniche richiedono l'utilizzo di due stili in rapida successione. Il primo deve appartenere alla classe detta di supporto, il secondo alla classe detta marziale. Il segreto del successo sta nel tempismo. Inizia con un effetto debilitante concentrato, quindi porta immediatamente un potente attacco a mani nude. Le due azioni lavorano in una combinazione. Lavorando in combinazione creeranno un canale armonico nel tuo ki, scatenando il caos sul tuo nemico. Madonna. Devi essere veloce, in quanto il tempo per creare l'armonia è limitato. Metti fuori combattimento il tuo nemico, avvicinati velocemente mentre cambi stile e colpisci con tutta la forza di cui disponi. Ok, quindi usiamo uno e poi in timing l'altro. Non lasciarti ostacolare da nulla, ma fai attenzione, i nemici particolarmente forti potrebbero essere allenati per resistere a questa tecnica. Quindi non serve una ceppa contro i boss. La meditazione ti guiderà alla vittoria. Le combinazioni armoniche assicureranno un viaggio veloce. Noi piace. Intanto facciamo degli XP che non fanno male. La faccia della gente. Può parlare con essi? Sì. È un onore parlare con la studentessa più anziana della scuola. Vecchia anch'io, coglione. Mia madre nutriva grandi speranze in questa scuola quando bla bla bla. A volte mi chiedo se sono pronto ad addestrarmi con delle persone così esperte. Direi di no. Puoi andartene, vai a fare il riso. Segui vuol dire che te lo metti. Se credi di essere inferiore, rischi di diventarlo veramente. Eh no, non ce la farai. I tuoi piani stai fanno solo perdere tempo al maestro, che sarei io, inoltre. Non lì, io. Grazie. Ammazzati. Ciao. Non voglio discutere, ho ragione io. No, non meriti così. Ben peggio, ragazzi. No, chi c'è qua, la signora? One day I'll reach your level. Gao does not have the patience to properly learn what No, ho Master preso un Li is mouse. trying to Cercherò di fare meno brutale, allora. La vecchia lingua, volume 1. Tofang, o la vecchia lingua, era una lingua originaria di uno dei tanti regni in lotta per la supremazia, prima che l'impero venisse unito da Tien il Sagace, che non è quello di prima, forse sì. Il nostro primo imperatore. Mentre le guerre infuriavano, i continui mutamenti ai vertici territoriali contribuirono ad estendere l'uso della vecchia lingua, prima che Tien il Sagace desse origine all'impero. Essa era talmente diffusa da essere dichiarata seconda lingua ufficiale dell'impero di Giada. È il nome del nostro gioco. Allora, io sto facendo tutto questo per prendere dell'esperienza, in realtà. La grande siccità è stato uno dei periodi più bui della storia recente dell'impero di Giada. 10 anni di calura cruenta, accompagnata da scarsissime piogge, hanno messo in difficoltà anche la prodigiosa riserva dei granai imperiali. I saggi avevano previsto almeno altri 3 anni di siccità devastante, mentre i responsabili del Ministero dell'Armonia guardavano il numero delle vittime salire da centinaia a migliaia. A un certo punto l'imperatore Sun Hai dichiarò cessata la siccità e, in un certo senso, aveva ragione. Grazie alla volontà divina dell'imperatore, le nostre aride terre sono tornate a fiorire ed è stata ripristinata la stabilità. Faccio una cassa. No. Ok, stili arti marziali, ho trovato qualcosa. Gli stili marziali non sempre utilizzano l'energia del corpo e della mente in armonia, talvolta lo squilibrio è la fonte del loro potere. Come nel caso del palmo di ferro e della vipera.
Per apprendere ciascuno di questi stili è necessario possedere tre pergamene della matizzazione che preparano lo studente alle forze a cui andrà incontro. Se si cerca di imparare queste discipline senza averle prima comprese appieno, lo studente rischia di accedere a un potere più grande di quello che il suo corpo può sopportare. La conoscenza del palmo di ferro e della vipera non viene condivisa spesso, dato che molti praticanti di arti marziali li considerano contrari all'insegnamento classico. Se uno studente dovesse imbattersi in una pergamena che descrive questi stili, dovrebbe cercare di recuperarle tutte e tre prima di iniziare ad allenarsi. Va bene. Il passo più difficile e umile di ogni viaggio consiste nel riconoscere, nell'accettare i propri limiti e vedere se è possibile o meno intraprendere quel viaggio. Ora, io non ho ancora deciso se noi saremo bastardi durante la partita. Credo di Ademalus, quindi forse è meglio Are you evitare. finally here to talk Cercheremo to di stare Master abbastanza Mihawk? freddini come una tavola di Certainly hope ferro. so. The old Vuoi man qui is parlare col fully educated and he maestro? won't Spero proprio di trouble sì. until Sì, he il vecchio è lì talks to you. dentro. Avessi saputo. A dire il vero, volevo parlare un attimo con te. Magari ci do The qualcosa. senior student, Master Lee's little lapdog here to talk to me? My lucky Ah, lady. questo cerca di essere una tavola di ferro Don't you come have something noi, more eh? important to do? No, non è niente più importante. Siamo in un parco, giochi. Pensa I've heard attentamente worse a quello threats che from dici. children. I know you'd never start anything without the old man's No, non permission. fare niente. You wouldn't dare risk your status as exemplar to us all. Non sono qui per combattere. Master Lee wants to talk to you. Do me a favor and go talk to him. Magari Then maybe I can anche actually receive some imparare a education scrivere at this potrebbe school. servirti. Ah, questo è un bastardino, ce lo incontreremo prima o poi. Qua si esce. Qua c'è un ciccione. Mamma mia, il bonzo ciccione. I thought Master Lee would have your attention for the rest of the day. Non mi ha ancora It was good preso. to see you. Ah, vendono oggetti e addestramento aggiuntivo, Ah, ci yes, piace. training. For some time now, I have offered, for a small fee, to run students through a short regimen that will help them enhance their abilities. Questo è Kung Fu Panda senza il The pelo. lessons you learn from me, or from any trainer for that matter, will stay with you. Vediamo la sua Let's see merce. what you can learn. Vediamo. Allora, compra nel negozio. Stomaco di ferro. Lui l'avrà di sicuro. Cuore d'oro. Mente d'acciaio. Costa, non abbiamo denaro, quindi paghiamo. E sono tecniche. Perfetto. Ora ci torneremo. Sarà il momento. Probabilmente ci tornerà qualcun Always good altro. to see you wandering the school. You're Sono la the tricky migliore. part is È making difficile sure we're assicurarsi del really, fatto che ti stiamo really imitando hoping to senza che take you diventi down a troppo peg. orgoglioso. Bisogna fare You should attenzione think prima di carefully ferire before l'ego della abusing your gente di tender queste egos. parti. Sì, Oh, scusa. did I tell you to see Master Sì, Lee vado a when trovare il you should? maestro, non rompere i coglioni. Abbiamo già fatto tutto, direi. Lì c'è il cosa? Ci sarà il modo di aprire l'inventario? In qualche modo. Vediamo. Esco e apro l'inventario. Vediamo un po'. Allora, abbiamo i PA al prossimo livello che sono tantissimi. Sin dall'allineamento. Quindi direi che la terremo sul medio così lasciamo a qualcun altro la bellezza di poterlo far crescere. Abbiamo punti stile per imparare nuove tecniche. Perfetto. Qui avremo il party. Qua abbiamo detto. Diario. Diario ci dà le missioni. Perfetto, quello che volevamo. Filtro dialogo inventario uscita la mappetta e carica e salva direi. Andiamo dal vecchio e là. Arriva anche in avanti. C'è una benda che vola. Ah, there you are, my student. I watched your bout against Jingwu with great pride. You have gained almost all you can from the practice arena. You are my best pupil, though you came to me an orphan. I have tried to prepare you for the responsibility your skills will bring. Have you given thought to your future? Eh sì, ho pensato al futuro, ma andrei a zappare i campi. Sì.
Allora, sono sicuro che mi direte quello che devo sapere, forse addestrerò gli altri, non vedo l'ora di lasciare questo piccolo villaggio. Voglio farvi qualche domanda. No, allora rispondere con un'altra domanda direi di no. Forse addestrerò altri. Ok, abbiamo finito l'addestramento. E così veloce facciamo in fretta ad addestrare gli altri. La pacca sulle spalle, sono pronti. I recall that as a child you fell and bruised your arm. I comforted you, saying that small pains are part of learning, but not every setback imparts wisdom. You must be careful. Lo farò. Sometimes all you learn in defeat is that you have been defeated. This world is out of balance. Spirits grow restless, and you have a role to play that I have kept secret. Ok. Sono certa che l'avete fatto per un buon motivo. Flettiamo un po' il Those who announce culo, va. their important destiny before they are ready tend to meet unfortunate ends. The wise only seek attention when capable of dealing with it. The people are scared. I do not have all the answers, but I know you will become very important to the fates of many. You will be called to face a great evil. Master! Eccolo il Master, grande lì! male. What is this interruption? This had better be important. There is much to say. Master! Nijo came to warn me. He saw a boat from the outlook past the fields. Strange outlaws. They fired something at him, and Kiamin was injured. Where is she now? Still outside the village by the outlook. Nijo couldn't carry her. Please come, Master Lee. The bandits are not at the village yet, but they could arrive at any time. We will have to continue our discussion later, my student. It appears we have more pressing matters. Cosa volete che The faccia? time for practice is over. Go to Gujin, the weapon master, and get a weapon. You may soon be called to use it. Piace l'arma, vogliamo arma. On your way, make certain Dawnstar is aware of the danger. Her skills have always complemented yours, so take her with you. Sono del parto. Prepare yourself for a potential attack while I tend to my fallen student. I will return as soon as I can. We will continue our discussion when the threat is over. Dove posso trovare Stella dell'Alba e Gujin? Dawnstar will be near her garden at the entrance to the school. Gujin will be in his shop near the village gate, up the stairs from the village square. Bene, andiamo. Good. The time comes when you will know all you need to. For now, keep the basics at heart. Direi fine del gioco. Ciao. Allora, attiva, disattiva la minimappa cliccando il pulsante mouse 2. Non siamo in combattimento. Abbiamo la minimappa. Qui c'è qualcosa. Cosa? Bene. Io potrebbe essere un cosa indicato dalla mappetta, non so che cosa può essere. Ah, pergamena. È quella lì però. Vabbè, ah, la cassa. Allora, scalinata del villaggio. Il villaggio io spero non sia questo, perché altrimenti non c'è scalinata. Direi I hear bandits have che. Ok. injured Kiamin. She is a favorite pupil and holds the record for the challenge I run. I'm sure Master Lee will take care of her. Che enigma è stata. Allora, che c'è una gente. Da I am charged with giving. informazioni, ma direi che non è il nostro uomo. Ora devo andare. Goodbye. Ciao. Allora, vediamo un po' la mappetta. Vediamo un po' il registro diario. Indica, ecco, giardino Stella dell'Alba. Area per allenamento. Alloggio del maestro Lee, istruttore, arena per l'allenamento. Giardino, ora andiamo in giardino. È qua. Ho dei grossi problemi di ambiente.
spazio, localizzazione. Graficamente è molto interessante, c'è anche il dettaglio dell'arcobaleno. Allora, qua abbiamo la nostra amichina, quella della. What's the matter, Dawnstar? Are you scared that Master Lee might find out? There is talk of approaching bandits and you bother me with unsubtle advances. How very like you, Gao. No doubt a tactic learned from your criminal father. His name is Gao the Greater, and he built a fortune out of some ragged thieves and slave traders. If my charm can't lift your spirit, I'll buy the ground from under you. Flaunting your father's undeserved wealth does not impress me, Gao. It only serves to push me further away. Salve, se la devo, spero proprio di avervi interrotto. You step beyond your station. She and I are discussing her future. Hey, vuole me. Thank you, Gao, but I'll pick my own poison. Now leave, and if you'd be so kind, stay downwind. Mani sotto vento. Don't forget this, Dawnstar. You show great disrespect. You as well. You will not take all the glory if there is an attack. We are not through. Vai tranquillo, vai, vai. Vai, vai, caro, vai, vai. Oh, he is Gao the Lesser in all respects. I thought Master. Anche la dimensione del membro credo sia minore. He acts like he's above Master Lee's teachings. Such are the conceits of wealth, I suppose. I appreciate that you arrived when you did. Cosa voleva? Non piace vederti star male, ho saputo dei banditi, mi sembra di andare da Gwyn. Facciamo subito. Ho dei banditi così, alla fine di questo episodio cerchiamo di fare qualcosa. Poi nel prossimo sicuramente sarà un po' più di azione. Master Lee was concerned that this would interrupt your training. His respect for your potential is just so absolute. Has he told you any more about your future? No, non mi ha detto niente. I have a bad feeling about that. I don't like your bad feelings. They always end up being right. Remember the grass fire? Half of the field's gone in a day, and you knew it would happen. Sono. Vai tranquilla perché sai che cosa è successo tranquillo, no? Not even Master Lee knows the weather like that. I trust your instincts. You are full of such promise. Prometto, ma non mantengo. I can see into the spiritual, an ability that grants some insight, but it doesn't seem to be useful for anything other than keeping me awake at night. I helped Master Lee discover the unrest that shapes your future, but I see only problems, while you are destined to find solutions. I envy you for that. Madonna, se le calcolo. Non mettermi su un piedistallo, staccati un po'. You've always kept your feet on the ground. What does Master Lee say? That you should keep the basics close to heart? Perché sono le uniche cose che conosciamo, no? It shouldn't be too hard to fend off simple bandits. They're foolish to attempt such an attack. Ok. Andiamo assieme. Un di compagnia. Good company will make the walk go faster. Però voglio quella pergamena lì dietro che. No! Sì. Ok, i tuoi seguaci combattono al tuo fianco, ma puoi fare anche accedere alle loro caratteristiche di supporto. Usa la schermata dei seguaci per modificare la loro tattica. Bene, allora. Prendiamo la pergamena e poi diamo un salvatino. La grande ruota della vita gira in eterno, portando gli individui della vita alla morte. Dalla vita alla morte e nuovamente in vita. Anche se la nuova vita è sempre diversa dalla precedente, l'essenza centrale, lo spirito di una persona, rimane lo stesso. Questo spirito, presente all'interno di ogni individuo, è eterno. Prima di raggiungere l'armonia con l'universo, bisogna essere in armonia con il proprio spirito. Infatti lo spirito di ogni individuo è il riflesso di un grande universo, di un universo più grande. Quanti grandi? Un riflesso della ruota della vita del grande drago che l'ha creata. Che è quello delle sette sfere, se no. Benissimo. Allora, salvatina. Che ci piace. Slot vuoto. Magari vediamo anche il timing. 23 minuti. Quindi abbiamo ancora 7 minuti di gioco. E poi passiamo al prossimo video.
tranquillamente. Allora, forse fonte dello spirito. Fonte dello spirito, la fonte ti aiuta a concentrarti sulla tua voce interiore, permettendoti di recuperare il tuo ki e la tua energia. Ok, questa è la ricarica. Print, perfetto. Ah, qua si esce. Quello della città, qua. Santuario della concentrazione. Mediti e recuperi la tua concentrazione, che è un'altra delle barre che abbiamo. Qua si esce. Noi adesso dovremmo andare a trovare il nostro amico. Procurati le tue armi. Allora, se non ho capito male, bisogna andare in città. Allora, premi il tasto 1, 2, 3 per cambiare stile. Perfetto. Parla per noi. Ok, questo è il paesino. Nice little town you have here. Not a lot of guards, are there? How are your stocks of food? Mangiamo solo rane. I don't know you. Why are you asking me all these questions? This town isn't well guarded. Forget it. Let's just start looting. We'll get first crack at the good stuff. È il primo scontro della giornata. Vediamo un po' se ho ancora ben presente come si fanno le cose. Ha dato un calcio rotante in faccia, il signore. È già morto? I can't believe they've moved so quickly. Alla scuola. Controlla la difficoltà. Media. Siamo media. Allora c'è la signora paesana. Il signore lì l'hanno smascellato, mi dispiace. Why would bandits come here to Two Rivers? Abbiamo il riso, le rane, mangiamo riso e rane tutto il giorno. Bene, bene, bene. Ok, allora qua la grande scalinata. Probabilmente lì dietro c'è qualcosa. Adesso vedo della pecuna. Alla spiaggia, alla spiaggia, ma qua forse è chiuso ancora, non è dato. Ok. Porticciuole, una cicciona paesana. I heard a terrible scream. Are the bandits here yet? Sì, siamo aperti. E maiali. Qui abbiamo anche maiali, non solo rane. Maiale è un ortaggio, come ben sapete. Giungla guardia. Bandits, huh? I see a lot of them. I'd better let someone else have some fun for a change. I can't abandon the gate. You never know if they're gonna sneak around. E le balle a mollo. Preparati a combattere. No, please. I can't fight. I just didn't want to be a rock picker. Non mi voglio fare un cazzo. Bravo, bravo. Guarding the gate looked easy. I never thought bandits would actually come. Please don't let them get me. Don't let them. Va bene. Fai una brutta fine. Allora, di qua si va da qualche parte, cancello della città, però serve chiuso, perché probabilmente dobbiamo andare a prendere le armi. Ma qua ci sono delle cose insieme. Ah. Qua c'è un santuario, ma non c'è una pergamena. Le arti marziali, l'orgoglio, la perfezione e il risultato ottenuto da un individuo vengono rappresentati in molti modi. Uno è la mente e la sua acutezza. Un altro sono i risultati civici e la gloria ottenuti in nome dell'imperatore. Un altro ancora è lo sviluppo dello spirito e delle energie interiori dell'individuo, l'individuo. L'ultimo è lo sviluppo del corpo, la disciplina con la quale il maestro impone la sua volontà su se stesso e attraverso di essa sull'universo. Il giusto equilibrio di mente e di spirito contribuisce allo sviluppo del corpo. Attraverso l'uso del corpo, il maestro di arti marziali raggiunge la trascendenza e la forza, superando tutti gli ostacoli sia fisici che spirituali. Perfetto, abbiamo una nuova eredità, abbiamo terminato una serie di libri, era qualcosa di interessante, vediamo un po' e poi direi che diamo un ciao ciao. No, qua non ci dice niente, non abbiamo ancora finito le cose tecniche, questo qua, concentrazione più 7, ok, quindi ci dà
Solo concentrazione più 7. Va benissimo, va benissimo. Bene, bene. Allora, prima di parlare con Lee, io direi che salviamo e ci diamo appuntamento al prossimo episodio con Jade Empire. Ok, il salvataggio è andato a buon fine. Perfetto. Ciao a tutti, ragazzi. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto il video, se vi interessa il gioco, se volete qualche modifica, volete che parli di meno, volete che parli di più, mai, non so neanche se sarò in grado di farlo. E ci vediamo presto, spolliciate se vi va, sia su che giù, a noi va bene lo stesso, tutto fa brodo.